è possibile che Ghizzamanux si sia improvvisamente incattivito? Il re è in pericolo. Dogana saremo nuovamente ad Alexandria. Ehi tu, forestiero, quale movente ti porta da queste parti? Ecco, ho udito che cercate manodopera per ricostruire la porta a sud, così pensavo di trasferirmi qui fino a lavori ultimati ed ho portato con me un po' di fardelli. Finalmente qualcuno con un po' di voglia di lavorare. Sai, hanno cominciato i lavori subito dopo l'incidente, purtroppo, però vanno molto a rilento. Ora fammi controllare il contenuto dei bagagli e la procedura doganale. E indietreggio di 2 o 3 passi, anche questo fa parte della procedura. Basta così! Senti, dimmi un po'. Devo stare calmo, non fare breve spesa. Cerchiamo una giovane coppia, per caso l'hai vista venendo qui? Come è legato? Dicono che la ragazzina somiglia a Garnet, la principessa più bella che ci sia mai stata ad Alexandria. Si è sciotto! È strano che lei sia così bella, la madre è un mostro. Eh? Ma cosa? Ma che cavolo è? Ma senti che puzza, questa ti uccide all'istante. Puzza? Ma come vi permettete, villanzone? Sai cosa sono? Quei cosi che ti fanno schifo. La punta di Libuli, i sottacchetti di Erpaghisa. Piacciono anche a te. Ne vado matto. Ho bisogno della mia dose quotidiana, altrimenti... Lo so, dicono tutti così, sottacetomani. Ora scusate, il lavoro mi chiama. Arrivederci, grazie. Finalmente dietro la porta. Tutto procede secondo i piani. Cerchiamo un posto lontano dagli sguardi della gente. Quell'arco sarebbe proprio a caso nostro, ma devo allontanare la donna e il giovane. Questa porta non si chiude bene, si rompe sempre. Nessuno usa più la strada qua sotto la nebbia. Posso anche evitare di usare questa serratura, non credi? La luce solo per un paio di mezzo una porta. Allora, se non siamo usciti a passare, è tutta colpa sua. Sono qui per la principessa, devo sopportare questa inciviltà. Ce ne vogliono 2 del 3, poi... Ehi, voi con quel sacco siete qui per le riparazioni? Esattamente. Allora benvenuto, anch'io sono un novello qui. Sono arrivato sono 5 mesi fa. Sono il responsabile delle macchine della porta a bordo. Nel mio unico subalterno è quello l'altro lì. Ho controllato 6 mesi, perciò il mese prossimo torno al castello. Lì mi occuperò anch'io del prototipo dell'idrovolante che vola senza la nebbia. L'idrovolante è l'unico mezzo sicuro per viaggiare nel continente della nebbia. Grazie alla tecnologia di Libra abbiamo grosse speranze per il futuro. E scusate, vi sto annoiando? Figuratevi, anzi, sentite. Scommetto che volete sapere come mai la porta va sotto la nebbia non è stata risolta. E magari volete darmi la colpa solo perché sono io il responsabile. Scusate un attimo. Manca solo la donna. Quel povero uomo ha fallito. Come posso fare per aiutarlo? È successo mentre ero di là dal monte. Ormai è successo, è inutile piangere sul latte versato. Sono sicuro che con il vostro fascino riuscirete a tirarlo su di morale. Mi avete convinto. Grazie mille. Ma sono tanti tutti intorno. Ehi tu, dove credi di andare? Merda. Vieni un po' qua! Oh cazzo, mi hanno scoperto, porca vacca. Speriamo che non vada tutto bene. Fermo lì! Non fare un altro passo e non fare mosse false! Per andare su alla porta sud ti serve, lascia passare. Lo appoggio qui, appena mi allontano prendilo. Se appena lo vuoi prendere sono affaracci tuoi. Grazie.
L'argilotto ce l'ha mandata buona. Adesso posso uscire? Signor sì. Controlla che non arrivi nessuno. Signor sì. Aria fresca. Questo odore nauseante mi ha fatto venire i capogiri. Mentre sono girata mi cambio. Vediamo un po'. Non voltarti. Ho finito. Principessa. Steiner. Signorina Re. Passata la porta sud del mattoneno, ma stai attento a come mi chiami. Signor sì. Poi dobbiamo pensare a come andare a Todatoleno al castello. Allora andiamo? Sei sicuro che questa parte in cima al monte? Alexandria è oltre quella montagna. Siamo riusciti ad arrivare fin qua, se anche se da Dino. Ci siamo liberati di quel brigante. Siete sul barbecue? Mostratemi il lascia passare, volevo dire. Eccolo. Perfetto. Non ci sono molti passeggeri, potete aspettare ancora un po'? No. Allora salite subito, partiamo subito. Insegniamo qui. Accomodatevi, si parte. Forza. Motori aperti, perfetto, tutto a posto? Sì, sì, sì. Perfetto, allora possiamo partire. Un attimo! Che fiatone! Ma almeno fate in tempo. Oh, ma siete voi! Grazie ancora per prima. Di niente, figuratevi. Si parte! Che stanchezza. Certo, non è stato semplice arrivare fin qua. La vostra magia bianca ci ha aiutato contro i mostri. Ah, e avete avuto un ammirevole senso dell'orientamento. Però di più avete scogitato lo stratagemma dei sottaceti. Sono orgoglioso di voi, principessa. Stai, non la smetti di chiamarmi principessa? Oh, perdonatemi. Anch'io mi sbagliavo sempre, ma c'era Gina da correggermi. Quell'uomo è un ignorante maleducato. Lo dovete provare riconoscenza per lui. Non solo non che io riconosca non riconosca il suo coraggio, ma non sentirà mai un complimento da me. Si prende troppa confidenza con noi, principessa. Ops, cioè, volevo dire, signora Garnet. Sono contento che ce ne siamo liberati.